Da oggi scatta l'obbligo di possedere il Green Pass per consumare all'interno di ristoranti e pizzerie, così come per ottenere l'accesso a palestre, piscine e musei. Nonostante l'iniziativa non trovi certo il plauso e l'approvazione di tutti gli addetti ai lavori, da parte dei ristoratori bellunesi resta l'impegno a far rispettare le regole. È un problema per noi, perché nel momento in cui non c'è tanto lavoro va bene, nel momento in cui c'è lavoro io dovrei avere una persona in più che mi richiede il Green Pass. Non tutti ce l'hanno scaricato nel cellulare, perciò ti presentano magari il certificato e non sempre è molto chiaro, non si riesce a vederlo. Non penso che sia la soluzione, perché non vedo perché noi dovremmo avere l'onere di fare questo, perché è già stata una cosa che ci ha sacrificato, perciò non vedo, insomma, che sia una cosa utile. Io sono d'accordo a usare questo sistema. Ho trovato anche delle persone che hanno difficoltà a scaricare sul telefono questo Green Pass, non sanno come farlo, non hanno nessun tipo di informazione neanche di come farlo. E la gente dovrebbe essere informata come scaricare questo Green Pass, da dove poter andare a chiederlo, chi non è in grado, chi non ha un telefono. Perché di nuovo noi? Perché noi ristoratori? Perché non la grande distribuzione? Perché non i negozi di abbigliamento? Perché noi? Cioè, siamo già stati tartassati, non è sempre colpa nostra se una persona entra e non ha la mascherina, glielo diciamo ripetutamente, ma veniamo multati noi, non l'avventore. Ogni locale è differente, sarebbe giusto mettersi d'accordo tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, che così è, non che magari arrivi uno e mi dice: questo è un banco, questo è un tavolino. Cos'è un banco? È un tavolino nel momento in cui ti siedi? È un banco? Che cos'è?